calcolata su quel tratto. Ieri si sono toccate velocità di 121 km all'ora. E adesso l'equipaggio che comanda la classifica, quello di Dieter Richter e di Detlef Jerke della Repubblica Democratica Tedesca, terzi ai campionati mondiali dell'83 nel 4 come pilota e frenatore. Ecco i due tedesco orientali impegnati alla spinta. Vedremo subito la loro velocità di spinta. 5,62, sono di 18 centesimi più veloci degli austriaci che li avevano preceduti. Notate il bob a carenatura stretta. Controcurva, sottopassaggio. Quindi prima curva del piccolo in notevole evoluzione. Seconda. Sui bob degli altri paesi. Terza. Compresi i bob italiani, ma non ancora così evoluto come... Che errore! Come i bob sovietici. Oltre un secondo di vantaggio sugli austriaci, un secondo e 18 centesimi, stanno scendendo molto veloci. I due tedesco orientali, un secondo e mezzo, errori, errori. Hanno sicuramente perso in questa sequela di errori. 119 la loro media, molto veloci, hanno toccato più volte, conservano comunque la prima posizione. 3,23 per i tedesco orientali, tempo 1,07,52. Da sottolineare che fino all'altro ieri, fino a ieri mattina per la precisione, il limite, il record ufficiale della pista si aggirava sull'1,09. Ieri